i 18, 18 centimetri della bella Eisenball, della bella Eisenball. Io questa mattina ho dedicato un video alla bella Eisenball, una trans o un trans, bella, veramente bella, questa di qualità da tutti fuori, solo che a quel video è arrivato il commento di una donna, che mi ha detto, ma la Eisenball non è una vera donna biologica, è una trans, con tutto quello che segue, e mi ha inviato da vedere un video dove la bella Eisenball è intervistata, e tra le tante cose che dice questa bella donna, bell'uomo, è bella, comunque si presenta molto bene, spizza di qualità dei tipori, dice che ce l'ha lungo 18 centimetri e ha anche tanti clienti, ci guadagna tanti soldi. Allora, cari amici, io appartengo a un mondo antico, io so che la categoria trans non si sa bene a quale genere sessuale appartenga, diciamo che la sessualità non ha genere, punto e basta, però quello che mi interessa sapere da voi, questa volta io le chiedo a voi le informazioni, e a che cosa serve alla questa bella trans, questo bel trans, questa bella trans Eisenball, a che cosa serve il suo affare di 18 centimetri? Se lei ci fa tanti quattrini, perché sembra che abbia tantissimi clienti, e io vi chiedo, ma i clienti che cosa ci vanno a fare con la bella Eisenball? Cosa ci vanno a fare? I clienti cosa pagano? Cosa pagano i clienti? Pagano per maneggiare il membro di questa bella trans Eisenball che ha un membro di 18 centimetri? Di solito un membro serve per le donne, però non credo che questa bella trans, questo bel trans, questo trans abbia delle donne tra i clienti, avrà degli uomini. Ditemi voi, cari amici, allora gli uomini vanno a maneggiare i vini? Fanno maneggiare i vini? E lei ci ha tenuto, questa bella trans, e ci ha tenuto a precisare che c'era lungo 18 centimetri. E, ma va bene, ma chi ci va? Chi è che va a pagare? Chi è che va a pagare? Che ripeto, il pene è stato fatto per le donne, per quello che mi risulta, anche se poi le donne hanno la clitoride e stanno meglio con la clitoride, con la loro clitoride, che non con il pene, però di solito il pene si utilizza per la fessurina. Allora gli uomini, i clienti che vanno con questa bella, molto bella, spezza vitalità di tutti i pori, è una bellezza incredibile, e ha anche una vitalità mentale piacevolissima, ma gli uomini che ci vanno a fare? Che ci vanno a fare gli uomini con questa bellissima trans? Ma che ci vanno a fare? Vanno forse a maneggiare il suo pene? Lo maneggiano? O ci fanno altre cose? Ci fanno? Io ripeto, appartengo al mondo del passato, queste cose non le capisco tanto, capisco tante altre cose lo stesso, però non capisco che cosa ci vanno a fare gli uomini con questa bellissima donna, uomo, donna, che ce l'ha di 18 centimetri, che è una misura media, cari amici. Vabbè, cari amici, questa volta sono io che aspetto le vostre risposte, capito? Sono io che ho da imparare da voi. Quindi io nel riassunto di questo video vi metterò alcuni link e vi prego di andare a verificare, di aprire i link e poi magari datemi una risposta, in modo che io, che ho già 74 anni compiuti, possa sapere
possa sapere che cosa vanno a fare gli uomini con questa bella, 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 bellissima trans, nei confronti di questa trans, è persino detto che di fronte a lei si può trovare pure la sindrome di Stendhal, la sindrome di Stendhal, che può venire il capogiro, tanto è brillante, va bene, tutto brillante, è bella, soltanto che lì c'ha un affare di 18 centimetri, per cui non credo che ci vadano le donne a pagamento, non credo, lei c'ha tanti quattrini, ci vanno gli uomini, ci andranno gli uomini, ci andranno, vabbè, ma allora, ma che, cari amici, illuminatemi voi, perché io appartengo a un mondo tanto antico, cari amici, che più le capisco le situazioni, le capisco, ci sono le mie opere sul passaggio dal matriarcato al patriarcato, però non capisco perché questa bellissima trans abbia esibito le dimensioni del suo pene, 18 centimetri ha precisato. Allora devo dedurre che gli uomini vanno in questa bella trans per accarezzare, per baciare il suo pene di 18 centimetri, va bene cari amici? Ok? Beh cari, vi lascio, io aspetto le vostre risposte. Attendo le vostre informazioni, però mi raccomando, nel riassunto di questo video ci sono dei link che diciamo che integrano questo video. Grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massogno.